Chi è che non riesce a votare? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 77 favorevoli, 247 contrari, la Camera respinge. Adesso andiamo al 2.10 Turco, parere contrario di Commissione e Governo. San Nicandro, prego. Allo scopo di completare il quadro, voglio richiamare l'attenzione dell'Aula sulle modalità di retribuzione ancora dei magistrati. Il comma 13 il punto 13 del comma 2, dell'articolo 2 di questa delega prevede che i magistrati vengano retribuiti come i metalmeccanici. Mi spiego meglio. O meglio, come si vorrebbe che venissero retribuiti gli operai dell'industria. C'è un dibattito nel Paese, no? C'è un dibattito per cui non bisogna più dare una retribuzione fissa mensile, ma per quanto è possibile una retribuzione che sia collegata alla produzione. E quindi, mettendo sullo stesso piano le sentenze con i bulloni, mettendo sullo stesso piano le sentenze con altra merce, cosa prevede questa legge delega? Prevede che in favore dei magistrati onorari siano stabiliti degli obiettivi, il Presidente del Tribunale gli stabilisce degli obiettivi, mi devi fare tante sentenze, tanto per capirci, in modo semplice, e la retribuzione sia collegata al raggiungimento anche di questi obiettivi. Ora, da un lato c'è una parte fissa, e ne abbiamo parlato che allo stato attuale la parte fissa per i giudici di pace è di 3.960 euro annuo, lordi. Dall'altro c'è una parte variabile, qui si migliora un pochino la situazione, ma sempre a vantaggio della parte variabile. Cosa si chiedeva e cosa chiederemmo noi se potessimo dialogare? Noi chiederemmo che la parte fissa fosse perlomeno uguale a quella che prende una segretaria di uno studio legale, cioè non meno di 36.000 euro lordi all'anno, non meno di 36.000 euro lordi all'anno. È inconcepibile che questi magistrati vengano pagati come le badanti. È chiaro, extracomunitarie che, ripeto, stante le necessità purtroppo della vita, si adattano a paghe molto spesso di fame. Ma c'è ancora qualcosa di peggio. Quando si affronta il problema della loro previdenza, colleghi, della loro previdenza, si stabilisce sì che noi ci penseremo, ma i contributi te li devi pagare tu, nel senso che è previsto che, siccome questa legge non deve costare niente, da dove prendiamo i soldi per assicurarti un minimo di copertura assicurativa? Dice qua dentro, a chiare lettere, che dovranno essere trovati i soldi riducendo la tua paga. D'altra parte abbiamo un precedente, abbiamo visto che dai 90 euro si è passati ai 68 euro e non so dove andremo a finire se qui non ci sarà una levata di scudi e non ci sarà un sussulto da parte del Parlamento. Quindi io vorrei dire al Presidente della Confindustria, non si affanni troppo con i sindacati. Lei ha un bel precedente che è stato qui, che c'è nel cuore dello Stato. Lo prende, lo sbandieri e vedrà, chissà che non riesca pure a convincere i sindacati. Grazie collega San Nicandro, ci sono altri interventi? No, dichiaro aperta la votazione. 2.10 Turco. Ah, Bianconi, revoco la votazione. Prego Bianconi. Non abbiate pazienza. Presidente, Prego. siccome abbiamo la fortuna di avere un sottosegretario che fa il magistrato e vedo che un collega, anche avvocato, fa delle giuste rimostranze di carattere economico, vogliamo dire come sta la questione. La questione è che noi abbiamo una pseudo-magistratura Cottimo che raduna tutti quelli che A o non gli è venuto bene fare l'avvocati, B o non hanno fatto il concorso in magistratura, C o non hanno altre occupazioni, D o sono...